Tornare alla vita di un tempo, dopo un grave ictus, non è un traguardo impossibile se si ha la fortuna di poter contare su strutture d'eccellenza e su equip professionali di alto profilo. Lo testimonia la vicenda di Michele Inno, artista molisano che 2 anni fa fu colpito da un'emorragia cerebrale che investì completamente l'emisfero sinistro del suo cervello, compromettendo purtroppo le funzioni cognitive superiori e influendo direttamente sul suo campo visivo, sulla capacità motoria del lato destro del corpo e sul linguaggio. Difficile, in situazioni come queste, fare previsioni sulle effettive possibilità di recupero. Poi, dopo una prima gestione dell'emergenza risolta con successo presso gli ospedali di Isernia e Campobasso, Michele Inno è approdato all'Istituto di Riabilitazione Neuromed, dove ha iniziato un percorso che ha definitivamente cambiato le sue prospettive, consentendogli di raggiungere risultati sorprendenti. Michele Inno entra nell'Istituto di Riabilitazione Neuromed con un codice di gravità importante, delle comorbidità importanti, per cui c'era bisogno di rimetterlo davvero alla vita. E il percorso non è stato facile, non è stato assolutamente scontato, poiché è vero che la riabilitazione interviene in un momento particolare della vita delle persone che vengono colpite, ma è un indirizzo per delle cellule cerebrali, delle cellule nervose affinché si riorganizzino in delle funzioni, ma la cellula nervosa di per sé nel momento in cui viene danneggiata non può essere ricostituita, per cui c'è bisogno di chiedere ad altre cellule nervose di vicariare quella funzione ed ecco qui la riabilitazione. Abbiamo cercato in tutti i modi con un'equipe straordinaria di riportare alle funzioni cognitive superiori di Michele Inno ad un livello buono, ad un livello di autonomia almeno per i bisogni primari. Invece quello che poi è successo ci ha davvero stupito. Sostenuto dalla moglie Maria Maddalena, Michele ha potuto iniziare un percorso di miglioramenti quotidiani che lo ha portato a riconquistare il suo talento artistico, partecipando di nuovo a mostre e concorsi, l'ultimo dei quali ad ottobre lo ha visto trionfare in Campania a Serino. Anche Isernia si appresta a celebrarlo con una personale che sarà visitabile presso l'auditorium fino al 26 novembre. Siamo andati sempre a consegnarlo perché ti danno 8 ore disponibili per poter svolgere il quadro e la sera con grande soddisfazione su 32 pittori lui è stato il primo classificato. La cosa più bella è stata che nessuno dei giurati era al corrente del suo handicap, che lui praticamente dipinge con la mano sinistra, cosa che non aveva mai fatto perché lui dipingeva sempre con la mano destra. Ed è stato veramente una cosa molto emozionante perché non ci saremmo mai aspettati. Il suo caso, intanto, è sicuramente un esempio significativo di ciò che è possibile conseguire con il giusto supporto medico-riabilitativo e con i percorsi scientifici appropriati. Anche il campo visivo di Michele è danneggiato e si era destrutturato, per cui stiamo parlando di un uomo che ha ripreso con un campo visivo molto modificato, con la possibilità unica di lavorare con la mano destra e che è riuscito a ricomporre piccoli elementi fino a ricreare quelle meravigliose tele, quindi a ricreare quello che lui era, quello che lo ha contraddistinto in tutta la vita, per cui un artista che ha parlato con la sua arte.